Piazza Carlo III, Palazzo Fuga, un pezzo di storia, il palazzo settecentesco più grande d'Europa. La nostra puntata parte da qui, ma non vi parlo di storia in vita da boss, ma di una grande branchia della professionalità napoletana che riguarda degli amici molto cari, membri di famiglia. Avete capito? No? Seguitemi. Pierluigi, ciao. Salve. Marley, che cosa ha avuto? Marley ha l'artrosi purtroppo, però grazie a questo carrellino è riuscito a riprendere a camminare, che a casa resta senza, e questa è una grandissima soddisfazione per me. Pierluigi, che cosa è Marley per te? È una parte del mio cuore, mi vengono i brividi a dirlo, ma è un figlio, è qualcosa di imprescindibile per la mia vita, sicuramente. Che abbiate cani piccoli o che abbiate un gigante buono come Brian, il messaggio è sempre lo stesso. Vero, Emma? Sicuramente. Brian per me è la mia vita, è come un figlio. Perciò o cani piccoli o cani grandi, i cani bisogna sempre amarli e non bisogna mai abbandonarli. Mi raccomando, soprattutto quest'estate. Allora, eccoci, siamo arrivati dopo il nostro peregrinare, la storia l'avete capito anche dal video dove ci portava. Questo è il laboratorio La Terza, famoso in tutta Napoli, in tutta la provincia, in tutta la Campania per la grande professionalità e soprattutto per l'amore ai cani. Venite con me, guardate chi ci accoglie. Ecco il nostro ospite, il dottor La Terza. Buonasera. Grazie dell'ospitalità, vita da boss può cominciare davvero con un pezzo grande di Napoli e con veterinaria La Terza. Venite con noi. Ci ritrovati, avete capito dove portavano gli indizi. Vita da boss oggi per la 19ª puntata racconta più che una storia di un imprenditore come abbiamo fatto nel passato, ma quella di un grande professionista che io sono onorato di incontrare, perché nonostante grazie. I suoi tanti impegni ci ha concesso tempo. Grazie. Al dottor grazie. Bruno La Terza, clinica veterinaria La Terza. Erano gli anni 50, 54, 55. La vostra esperienza, Doc, viene da molto lontano. Sì, perché questa è una clinica che è stata creata, fondata da mio padre in quell'epoca, ovviamente. Ha cominciato, lui lavorava con i cavalli principalmente, che c'era una clinica di fronte a questo ambulatorio dove non c'erano tutte queste costruzioni. Di arenaccia, qui c'era una strada con un piccolo rivolo
e il tram che passava, è completamente cambiata tutta la strada. E c'era la griglia di mio padre che era una griglia per cavalli, cavalli delle carrozzelle napoletane. Io ero un bambino, stavo sempre con mio padre, avevo 5 figli, ma ero sempre con mio padre. Più avanti c'era il maniscalco. Poi, 200 metri più avanti verso la stazione c'era il maniscalco. Quindi c'era la collaborazione tra mio padre che faceva vedere il maniscalco. Però i cavalli sono venuti sempre più a diminuire, le carrozzelle napoletane pure sono cominciate a ridursi e quindi cominciavano, la gente cominciava a portare i cani. Era proprio, cominciava questa sensibilizzazione verso i piccoli animali, verso i cani e i gatti, che è una cosa che è sempre poi aumentata nel tempo. E questa clinica, che era una clinica per cavalli, si è trasformata dei cavalli e si è riempita di cani, praticamente si è trasformata. Prima era tutta la Napoli aristocratica che veniva, perché prima erano ovviamente gli inglesi che stavano, c'era una colonia inglese che portava tanto lavoro a mio padre. E piano piano poi questo fenomeno dell'amore per gli animali si è diffuso anche ai ceti meno aristocratici, meno ambienti, e ormai è diventata un amore che coinvolge tutti, a tutti i livelli, trasversale, a tutti i livelli, verso i piccoli animali. Ne parliamo. Il dottor Bruno Laterza, come ci ha detto, sì, in quegli anni era piccolo, quindi lei da sempre, oserei dire, di famiglia, sì, di sangue, ha, sì, sentito questa... Sì, io ho sempre lavorato con mio padre, pure da bambino, cioè nel senso che ho seguito il suo lavoro e poi piano piano, nell'arco del tempo, ho studiato, mi sono specializzato, perché prima c'era solo il veterinario di base, in un certo modo, poi piano piano c'è stata l'evoluzione della nostra professione in tanti settori diversi, adesso faccio prevalentemente il chirurgo, e quindi siamo una clinica con 13-14 veterinari dove ci sono vari settori che vengono curati dai vari specialisti. Doc, dalla sua famiglia, da suo padre, a questa famiglia che ha da poco accennato, no, io credo di poter dire che lei la sente, tutti i suoi collaboratori, sì, professionisti, sì, sì, sono un'altra famiglia, no? Guardi, qui chi vive in questa, questo vale per tutti i veterinari, perché molti veterinari fanno questo lavoro per passione, si vive molto più in clinica che a casa. Quindi dico sempre alle mie colleghe che qui, voi vivete più noi che con il vostro marito a casa, perché si vedono magari solo la sera, siamo 12 ore, in genere 10-12 ore a lavorare insieme tutti i giorni, a volte anche i festivi. Si crea un bel contesto. Si crea un gruppo di lavoro e un ambiente di solito molto, anche familiare, se vogliamo. Che, dottore, è fondamentale soprattutto perché voi vi rivolgete a questa grande passione, come le ha detto, che i cani veramente oggi sono diventati, anche i gatti, insomma, ma soprattutto i cani sono diventati gli animali di compagnia principali. No? Io penso che lei possa dire la sua esperienza, che anche il Covid, quello che abbiamo vissuto, ha fatto in modo che tante famiglie avessero un cane in famiglia. Come è cambiato, ecco, rispetto al suo passato? Effettivamente, ripeto, al di là dell'evoluzione culturale che ha avuto, in tutto il mondo è successo questo fenomeno, per cui il cane e il gatto hanno preso un posto in famiglia, proprio piano piano hanno acquisito un posto importante, per cui qui vengono persone, famiglie che tengono al cane come un componente proprio della famiglia, e sono disposti anche a curarli, a seguirli, a spendendo, perché comunque molte procedure che noi facciamo sono costose anche in un certo modo, perché ci sono dei costi oggettivi. E quindi c'è questa evoluzione che c'è stata, ha portato quindi alla crescita, allo sviluppo di tante cliniche, cioè c'è tutto un mondo, anche nel settore dell'alimentazione, le grosse industrie sono rivolte a questo settore, per cui producono alimenti specifici studiati appositamente per gli animali, quindi è tutto un settore che è diventato una fetta importante anche come a livello economico, giusto?
E il dottor Bruno La Terza, che è un punto di riferimento, non solo perché sì, abbiamo l'onore e il piacere di conoscerla da tempo. Lei si sente un po' questo, insomma, nell'ambito del suo... Io ho fatto la professione per passione, perché ho seguito anche molto mio padre, che mio padre era uno che ha dato molto a questa professione, proprio perché ha pubblicizzato molto il valore del veterinario, scriveva sui giornali, faceva le televisioni private, insomma, ha dato molto un contributo a sensibilizzare le persone, ha fatto una lotta contro... eravamo la clinica di riferimento della protezione animale per tanti anni, eravamo il centro della protezione animale, e quindi abbiamo fatto tanto, ha sensibilizzato tanto per quanto riguarda l'abbandono degli animali, il randagismo, la sterilizzazione degli animali che purtroppo non erano controllati, avevano, quindi c'era un enorme numero di animali per strada che non era senza controllo. Un fenomeno che oggettivamente è abbastanza cambiato. Adesso sì, con le ASL che hanno organizzato dei settori proprio per quanto riguarda la sterilizzazione, l'andaggio, la prevenzione delle malattie, quindi hanno dato anche loro un grosso contributo pubblico a risolvere questo problema dell'andaggismo e delle sofferenze che questi animali purtroppo subivano giornalmente in mezzo alle strade dove venivano investiti, subivano a volte degli atti proprio di vandalismo, e quindi si è fatto molto, devo dire che negli ultimi anni si è fatto molto in questo senso, e la situazione non è risolta, ma è molto molto grave. E se ce lo dice lei, la crediamo. Voi intanto, rispetto a questa figura del veterinario, guardate questo piccolo video e rientriamo con il dottor Bruno La Terza. Eccoci rientrati, avete visto questa immagine di grande tenerezza, un video che è girato sui social che mi piaceva mostrarvi qui questa veterinaria e il cane, gli occhi di questo cane che la guardavano, che è quello che un po' succede al dottor La Terza e ai suoi collaboratori. Nodoff, c'è tanta umanità, no? Lei ha parlato di passione, nella vostra professione c'è un grande gesto di umanità. C'è un grande valore ovviamente specifico dell'animale che ormai è, insomma, ripeto, vive con noi e come una persona quasi nelle nostre famiglie. Poi c'è sempre questo valore aggiunto che è la persona che sta dietro all'animale, perché molte volte ci sono dei casi in cui gli animali svolgono anche un ruolo terapeutico, un ruolo di compagnia, un ruolo sociale importante che non va sottovalutato, per cui noi in alcune situazioni siamo caricati di grosse responsabilità, che non è solo la responsabilità della vita dell'animale, ma anche la responsabilità di tutto quello che c'è dietro l'animale, che a volte è veramente, sono delle situazioni anche toccanti umane, sì, tanti anziani, cani della pettera, anziani soli, bambini handicappati, c'è tutto un mondo che ci sono anche dei veterinari che si dedicano anche specificatamente a questi settori qua, con molta professionalità. Cioè. Dottor La Terza riesce ancora ad emozionarsi nonostante. No, sono cose che veramente, diciamo, sono molto collegate con il nostro lavoro, perché noi abbiamo, maturiamo anche un'esperienza di conoscenza un po'
anche abbiamo, impariamo a conoscere meglio le persone, abbiamo anche, possiamo anche diciamo, maturare delle esperienze che ci aiutano aiutano noi ad aiutare le altre persone. Dottore, concludendo questo argomento, non è un luogo comune, no? Ma mi fa piacere sentire la sua opinione e dei nostri spettatori. C'è chi dice che questa cosa negli anni è diventata esagerata, c'è chi dice che i cani a volte sostituiscono i figli. Come la pensa il dottor? No, ci sono, indubbiamente ci sono delle situazioni limite dove ci sono delle esasperazioni, però questo è indice anche del malessere delle persone. Ci sono delle, cioè, i nostri ritmi di vita, la nostra diciamo, corsa a volte a dei valori che non sono i valori veri, ma sono dei valori fittizi, cioè porta secondo me delle disfunzioni nella società, per cui si esasperano delle condizioni di solitudine, delle condizioni di malessere psicologico, di stress, per cui l'animale a volte diventa un rifugio, diventa un qualcosa che diciamo, può essere anche a volte eccessivo, insomma, eccessivo. Quasi però, fuggire dalla realtà. Sì, però questo è un termometro del malessere sociale. Quindi, molto importante questo messaggio e tutto va fatto ovviamente con equilibrio, anche l'amore per i nostri amici a quattro zampe. Vado alla parte medica. Questi cani che ci fanno compagnia e che sono parte di questa evoluzione, di questo mondo frenetico, hanno anche, rivolgendosi a voi, tanti vengono malattie di alimentazione, cose del genere. Quali sono quelle che lei riscontra in generale? Beh, diciamo, noi anche le patologie si sono nel tempo, negli anni si sono modificate, perché l'intervento del veterinario, delle terapie, quindi ha fatto sì che alcune malattie venissero anche sconfitte in un certo modo. Molte delle patologie virali che noi vedevamo, il cimurlo, la parvovirosi, tutte malattie che hanno decimato animali, veramente provocando dolore enorme per i loro proprietari, tra altre cose, sono state controllate con le vaccinazioni, come è successo anche nel settore umano. Le vaccinazioni hanno fatto una prevenzione che oggi che ha dato degli ottimi risultati, per cui delle malattie sono molto diminuite, altre invece si sono diffuse, e sono a volte anche le malattie del benessere. Adesso curiamo animali che sono obesi, animali che sono cardiopatici, che hanno patologie, magari insufficienze renali per un'alimentazione eccessiva o sbagliata, quindi sono anche patologie collegate a una condizione di benessere. E poi ci sono le salute, malattie che purtroppo affliggono, anche la sua esperienza di chirurgo in questo senso. Sicuramente per quanto riguarda il settore oncologico, perché gli animali soffrono di problematiche oncologiche come le persone, anche di più volendo. E quindi là è anche un settore dove noi con la chirurgia, abbiamo un settore di diagnostica che è abbastanza avanzato, con la TAC, la risonanza magnetica, le ecografie, per cui possiamo fare delle diagnosi sempre più approfondite che prima non erano possibili, non era possibile realizzarle, e quindi possiamo di conseguenza anche curare questi animali che hanno queste patologie a volte insomma anche complesse. Cani, dici, dottore, mi viene da associare sempre allo stress, allo smog di amicità, anche i nostri cani però risentono di queste condizioni ambientali avverse, forse anche più dell'uomo, ripeto, e quindi noi ci troviamo a confronto di queste patologie tutti i giorni. Poi in particolare io lavoro molto sulle colonne vertebrali, perché negli anni ci sono delle razze che hanno patologie del disco, del disco in particolare, che peraltro si paralizzano questi animali, e noi dobbiamo operare in urgenza. Fanno la TAC, la risonanza magnetica, poi vengono operati, e da una condizione di paralisi possono recuperare in pochi giorni, quindi sanno anche grosse soddisfazioni. Che meraviglia, guardate veramente anche in questo campo, come ha detto il dottor Laterza, che in questo senso è un'istituzione, veramente si sono fatti passi avanti enormi, e vedere per un padrone che dei grandi professionisti con una grande storia possano rimettere davvero la gioia
e rimettere in piedi un animale tante volte con delle patologie molto complicate è davvero un grande risultato. Tutti questi anni di esperienza, il messaggio che il dottor Bruno Laterza è, l'alimentazione sì, l'ha fatta così? L'alimentazione sì, bisogna dire che diciamo, è stata un po' demonizzata in passato l'alimentazione industriale, ma non è, io non la vedo proprio in questo senso, perché comunque l'alimentazione industriale in certo modo è andata anche incontro a delle esigenze specifiche, ad alcune patologie diciamo di origine alimentare sono state corrette nella maniera più appropriata, quindi diciamo l'alimentazione va curata, vanno seguiti i consigli dei veterinari e poi va selezionata a secondo del problema del cane, per questo per quanto riguarda l'alimentazione. Poi diciamo secondo me anche la parte dell'educazione del cane è una cosa importante, perché i cani vanno seguiti, vanno educati. Noi abbiamo anche dei educatori cinofili, oppure dei veterinari che si interessano della terapia dei cani difficili, che hanno delle forme di alterazioni caratteriali. Quindi questi abbiamo anche lo psicologo del cane oggi, che svolge una funzione importante, perché il tendere a volte ad umanizzare eccessivamente l'animale qualche volta provoca delle disfunzioni nel comportamento dell'animale, per cui poi dopo bisogna rimediare a questi errori che si fanno nell'educazione dell'animale. Lei mi dice delle cose, dottore, io l'ascolto con tale interesse, non so perché, anche io ho una cagnolina, sì. Quindi però sono cose che a volte non si considerano, sì. Ma si può associare anche, volendo essere qualunquista, al fatto che come i figli anche i cani possono essere lo specchio dei padroni e su questo c'è bisogno di lavorare. Certo, c'è bisogno di lavorare, come lei ha detto, anche come i figli, perché pure fare il genitore è una cosa difficile. Io non ho figli, però diciamo ritengo che crescere una persona, una creatura, crescere un animale non sia un compito del tutto facile, bisogna saperlo fare. No? Dottore, c'è una fase di Freud molto bella che lei conosce bene, no? Che il sentimento per i cani è quello che si nutre per i bambini. No? Io penso che volendo essere teneri, ma anche volendo dire da grande professionista, i nostri amici a quattro zampe sono come così, non sono dei bambini. A volte si vedono scene nel mondo moderno di cani sfruttati, uccisi, fatti diventare aggressivi. Il suo messaggio forte che mi interessa ai miei spettatori è che è proprio quello, i cani sono degli esseri innocenti. Certo, il cane, tutti gli animali che noi abbiamo, animali da compagnia, no? Sono molto dativi nei nostri riguardi, danno affetto e chiedono molto poco, devo dire in verità. Quindi, vanno premiati per questo ruolo sociale che loro hanno, questo amore che ci danno gratuito, voglio dire, dove non c'è un interesse particolare. Quante volte gli umani dovrebbero imparare, dottore, io dico da giornalista, ma non solo, ci sarebbe da imparare noi da loro. Doc, ovviamente la sua clinica veterinaria, con la storia che abbiamo provato a raccontare e a raccontarvi, ma chi non la conosce, insomma, un punto di riferimento per Napoli, per tutta la provincia italiana. Voi da qualche anno siete entrati anche, io volevo che lei facesse cenno a questa grande catena che è Anicura. È una corporate che è a livello, diciamo, europeo, no? No, è internazionale. La proprietà di questa corporate è americana. È un modo di fare rete, di scambiarsi E anche di elevare il livello qualitativo, perché ovviamente noi in Europa sono 300-400 cliniche che appartengono a questa nostra organizzazione, che lavora sul miglioramento dei livelli di qualità di queste delle strutture. Noi che abbiamo avuto questa opportunità, ovviamente cerchiamo di crescere in questa grande famiglia e conseguire ovviamente livelli che hanno raggiunto anche cliniche della Norvegia, della Svezia, dell'Inghilterra. Siamo accomunati da questi standard che ci portano
ovviamente con sacrificio, ma però a migliorarci anche. Livelli quantitativi alti, insomma, questa rete di grandi professionisti, come sentivate dal dottore, a livello internazionale, che sicuramente fa bene in questa branchia enorme. Doc, noi stiamo per salutarci, perché io davvero l'ho rubata i suoi tanti impegni, la sua giornata lunga, come ci ha accennato, ma non posso nel finale chiederle, ovviamente, da grande professionista, qual è quello che è un messaggio forte, no? Che noi anche come organi di stampa continuiamo a diffondere, soprattutto in questo periodo. Mentre vi parlo, stanno scorrendo le immagini di questi cuccioli, quindi all'inizio della loro vita, e poi di un cane anziano che state vedendo. È proprio questo, no? Il senso, il cane, il gatto, l'animale da compagnia che entra nelle nostre case, come lei ha detto, diventa un membro di famiglia. Io la faccio anche questa maniera conquistica e mi aspetto che lei sicuramente... I cani non sono giocattoli, quell'essere certo. Piccolo a quattro zampe e poi quell'essere stesso dopo tot anni che diventa vecchio, certo, cieco, certo. Sordo, non è un giocattolo. Certo. No, è un giocattolo, è una vita, va rispettata, coltivata, aiutata. È quello che noi facciamo per questi animali è sempre meno di quello che loro danno a noi. Io questo credo che sia... Voglio dare questo messaggio, perché veramente un cane dedica la sua vita al padrone, che, ripeto, è una dedizione che non chiede necessariamente ricompensa. E molti, devo dire che oggi molti proprietari fanno anche molto per i loro animali, sono dedicati e contraccambiano questa grande disponibilità che danno gli animali verso l'anno. Siamo contenti, anche questo sono contento che me lo dica lei, che ha i numeri esatti. Prima di salutare il dottor Bruno La Terza, guardate sempre in ambito di questo messaggio quello che vogliamo dirvi con queste immagini, anche molto forti, anche molto dolorose, in senso, diciamo, quelle che vanno nel senso dell'abbandono, e poi salutiamo il dottore. Anche questo non è un luogo comune. D'estate tanta gente di quel giocattolo di cui parlavamo prima, a volte se ne disfa, no? È brutto dirlo, se ne disfa, ci sono ancora, anche se molto di meno, come ci raccontava, ma cani abbandonati per strada, cani abbandonati nelle campagne. Qual è la sua percezione? È diminuito? È molto diminuito questo fenomeno, anche se non è del tutto scomparso. Questo... Cioè, magari l'opportunità per sensibilizzare ancora di più le persone a che questo non avvenga più. Ci sono delle strutture che vengono, per chi proprio non riesce a gestire il proprio animale, ci sono tante associazioni, strutture che possono venire incontro a questa situazione ed evitare che capiti questo scempio di abbandonare un animale in mezzo alla strada con tutti i pericoli che poi... Significa condannarlo a morte sicura ancora oggi, no? Lei è favorevole anche alle adozioni, no? Oggi come no? Certo, ecco. Tutto un mondo che si adopera in questo senso, è il mondo migliore, quello che esprime l'amore, quello che esprime la solidarietà, quello che va assolutamente incoraggiato da parte di tutti quanti. Dottore, io la ringrazio veramente, perché è stata una piacevole chiacchierata, non solo con un grande professionista, con un pezzo di storia, ripeto, di Napoli. Clinica Veterinaria La Terza in via Renaccio, quindi siamo nel pieno centro cittadino, due passi dalla stazione e due passi dall'aeroporto, quindi sicuramente tutti quelli che anche vedranno questa trasmissione, lei già è pieno, sì. Insomma, bravo, no, però mi ha fatto piacere, se potete spendere una parola a favore ovviamente degli animali che hanno dato tanto anche a lui. Se lei dovesse
nel finale, prima di salutarci, questo paese in questo paese manca ancora, secondo il dottor Bruno, la terza, questa, la cultura degli animali è cresciuta, come pare, no, ma manca ancora qualcosa. Ma forse ci sono delle aree meno, diciamo, magari, insomma, voglio dire, pure le condizioni sociali in cui ci sono delle priorità diverse, magari sono delle aree di degrado dove indubbiamente ci sono delle priorità diverse. Quindi, lei parlava prima di costi alti, no? Sì, sì. I governi potrebbero fare qualcosa. Sì, sì, si potrebbe fare di più in questo senso, anche in molti paesi europei un ruolo importante hanno le assicurazioni, e qui piano piano si sta cercando di intraprendere questa strada dove le assicurazioni potrebbero in certo qual modo aiutare i padroni a sopportare delle spese che oggi possono diventare a volte onerose. Dottore, grazie davvero di questa bella chiacchierata, grazie a voi amici di Vita da Boss, ci rivediamo alla prossima puntata e lanciamo ancora una volta da questo pezzo grande del professionismo napoletano per i nostri amici a quattro zampe un forte messaggio perché i nostri amici, come detto da dottor Bruno alla terza, diventino sempre di più membri di famiglia, un forte no all'abbandono. Grazie a tutti, grazie ancora a tutti e alla prossima puntata. Buonasera, state grazie. Con me.